come ti chiami? Io chi mi fai te? Allora, il mio corto è Battima. Che dire, la storia di Kimutai, un ragazzo di colore che si trova su una spiaggia di Ostia. Ora non ha molto senso che io dica di cosa parli, lo stiamo per vedere, però è la storia, di, secondo me, di un ribelle, nel senso di una persona che sta cercando di sovvertire quella che è la propria realtà, la realtà in cui si trova, di cercare un'evasione, quindi di sognare un modo diverso di vivere, di esistere, un modo che gli possa appartenere, che possa sentire suo. Quindi diciamo sì, è una storia di ribellione, è la storia di un sognatore. Chi ha vinto poi è stato Giuliano con la sua sceneggiatura, io poi sono stato selezionato tra vari registi per farne la regia. Chiaramente è stato un onore, insomma. Anche una nuova sfida a livello produttivo, una roba diversa da quella che solitamente ero abituato a fare, una gran figata. Va di vincere non si sa mai, poi insomma, chiaramente mi aspetto anche io come Kimutai di continuare a sognare cose, ad inseguirle insomma.